È l'inizio di un percorso. Oggi è la giornata, il 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È già da un paio di anni che si è scelto di installare nelle diverse città d'Italia le panchine rosse. Panchine rosse che sono simbolo appunto della lotta, della battaglia contro appunto la violenza. Per noi, anche noi abbiamo scelto di realizzarla qui. Devo dire che è una scelta che proviene anche dalla vecchia amministrazione. Infatti con l'assessora Nucera già si era avviato un percorso. Noi abbiamo voluto continuarlo e promuoverlo affinché venga diffuso e venga divulgato quanto più possibile il messaggio che vuole lanciare la panchina rossa, che vuole lanciare tutto ciò che riguarda la violenza contro le donne. Il sindaco ha detto giustamente il numero di telefono, che è importantissimo, il 1522, il numero per chi vuole denunciare, per chi comunque vive, soprattutto in questa fase di lockdown, è costretto a vivere a casa e quindi aumentano anche quelle che sono le violenze domestiche. Il 1522 è un'applicazione, un numero di telefono che può aiutare chiunque si trovi in difficoltà, qualsiasi donna che abbia bisogno di aiuto. E questo è l'invito che noi veramente vogliamo fare, farci promotori e veicolare il messaggio del telefonare a questo numero, di utilizzare questo numero. In collaborazione abbiamo voluto, proprio con la rete 25 novembre, oltre con la consigliera di pari opportunità per la città metropolitana Paola Carbone, abbiamo condiviso quello che è un programma. Sono tante le iniziative e vogliamo che questo non sia un inizio e una fine di qualcosa. Il 25 novembre non dura soltanto una giornata, ma è un percorso, è un progetto che noi stiamo portando avanti con altre iniziative. Alcune sono in cantiere, il linguaggio di genere è una cosa per la quale noi ci batteremo sicuramente, per far sì che anche nelle istituzioni, anche nelle amministrazioni come nelle scuole, ci si educhi all'utilizzo delle giuste parole, che possono sembrare cosa da nulla, ma in effetti rappresentano molto, soprattutto per chi le dice. Per cui il significato di questa giornata è proprio questo, combattere la violenza contro le donne e far sapere a tutte quante le donne che non sono sole. Tra l'altro permettetemi di ricordare che proprio ieri Maria Antonietta Rositani è uscita dall'ospedale. È una vittoria sua, ma è una vittoria per tutte le donne. Lei è un esempio da seguire. Però bisogna anche ricordare tutte quelle donne che invece non ce l'hanno fatta. Per tutte quelle donne, penso a Concetta Montebello, che sono rimaste vittime del proprio marito, del proprio uomo, del proprio compagno. Ecco, questa è una cosa che giorno per giorno noi dobbiamo cercare di combattere.